Pallone in panchina, Ruocco, Nassi, Piscopo. Quello che prima era un fortino per la Sarnese adesso diventa praticamente un tabù. Allo stadio Squitieri i Granata ospitano il Monopoli e non riusciranno ancora una volta a vincere, un successo interno che manca oramai dal 30 novembre scorso. Si comincia subito con la Sarnese che cerca di tenere botta a un Monopoli che comunque rispetto al girone d'andata è squadra completamente diversa. Qui una conclusione che Nobile riesce a parare e Danna a rendersi pericoloso. Reazione della squadra di casa che manca di Guarro, il bomber terzino della formazione di Vitter. Ancora una punizione, stavolta Tufano, il pallone pericoloso in mezzo, ma poi l'arbitro fischia. Finisce il primo tempo 0-0, gara senza grosse emozioni. Diversa sarà la ripresa con uno spettacolo decisamente migliore. Monopoli in avanti, bella questa palla filtrante, pallonetto e rete. Vantaggio del Monopoli con Murano. Biancoverdi pugliesi dunque in vantaggio allo Squitieri con il bel gol di Murano servito da Di Fino. Reazione della Sarnese, il pallone in area di rigore, attenzione, esce il portiere del Monopoli che poi cincischia Tognoni, il pallone che arriva poi ad un calciatore Granata che manda alto. La Sarnese insiste, vuole il pareggio, palla sulla sinistra, il traversone, colpo di testa di Maggio, sfera che arriva poi sulla destra, attenzione, giocata molto bella da parte di Savarese che ha un sinistro davvero delicato ma anche incisivo, gran gol di Savarese che oggi ha potuto giocare titolare anche perché mancava ottobre e con la regola degli under bisogna insomma sempre fare i conti, in questo caso Savarese straordinariamente importante. Ancora la formazione Granata che colpisce un palo con Di Capua, davvero clamorosa questa possibilità. Ancora Maggio ci prova il tiro che finisce fuori. Dunque Sarnese che in rimonta sta cercando di vincere il match. Savarese ancora col sinistro. Gran parata di Tognoni che mette in calcio d'angolo. Il volo anche per i fotografi a dire il vero. Finisce il match 1-1. Sarnese ha avuto una bella reazione ma ancora una volta allo Squitieri non riesce a vincere.